bambino molto buono, pensa che tutti i giorni sta la marmolata. Sì, sta là dove mi metto io. Amen. Gesù Cristo. Non sento più di nuovo con il mondo.
esiste, solo che è molto indaffarato. Allora i vostri papà non resistono alla tentazione di fare qualcosa che poi invece vengono, come dire, smascherati. Com'era il tuo Natale da bambina e i ricordi che hai, chiaramente? Era semplice, in casa, con mia mamma, mia sorella, i miei nonni. Non sempre c'era mio babbo perché, essendo cantante, suonava in giro. Era in giro, per cui... Un anno però, avevo forse 7-8 anni, e mia sorella è più piccola di me, 2 anni e mezzo, ma comunque, detto questo, suonava il campanello, andiamo alla porta e dico no, era la prima volta per noi. Ma ci sono Babbo Natale? Sì, ero, ragazzi, felicissima. Poi mia sorella mi ha detto, quelle sono scarpe di Babbo. Cioè, sono messo le scarpe di colore, quelle con cui andava a cantare, suonare, eccetera. No, sono scarpe di tutti i giorni addirittura. Quindi, ho detto, porca miseria, mio babbo mi ha spiegato molto bene che voleva che finalmente noi fossimo felici. E quindi si è travestito dal vero Babbo Natale. Però ci sono rimasta un po'. Ci sei rimasta un po' male. Io penso che ci sia rimasto un po' male anche lui, quando il travestimento non riesce. Cosa ne dite, ragazzi? È brutto, eh? Però io credo che ero a quella sera. Aspetta. Io credo che ero a quella sera delle scarpe. Sì, di Babbo Natale ne ho invitati addirittura 7. Stai lì. Ciao, no. Non lo stiamo studiando il buono di altri scuole. Guardano tutti e due, se ne sono uno, poi. Non si può, non si può. Il caldo è lì. Sono tanti. Uccidono tutti e due. Si mostrano a picciare, girano tutti e due, sicuro che si stupano. Sono pochi, ci sono, comunque ti dà.